Vero! Qualcuno deve fare o falso, ragazzi. Falso. Ricominciamo, eh. Vero! O falso. O falso, grazie, Leo. Ragazzi, abbiamo qui l'applicazione del secolo, che è vero o falso. È un'applicazione che ci farà domande di cultura generale, a cui si potrà rispondere solo con vero o falso. E come ci organizziamo? Una per ciascuno? Una per ciascuno. Chi raggiunge per primo i 9 punti vince, vero? Cazzo. Punto ce l'ho. Sempre lui vince. Ma aspetta, scusa. Se rispondi falso... Se rispondi falso vince un punto al tuo bersaglio. Ma se la domanda è falsa, io devo rispondere falso. No. Se rispondi giusto vince un punto, se rispondi falso perdi. Non puoi rispondere falso. In Spagna gli amici si salutano con una stretta di mano. Sì? Ah, io non li avessi sbocchinati in Spagna. Io so che in Russia si baciano. Vero o falso? Vero. Falso. No, no, devo rispondere falso. A quanto pare in Spagna si salutano con un bacio sulla guancia, un po' come al sud. E in Italia come ci saluta? Dipende. Al sud si danno 7 baci, in Trentino ciao. La mano. Da lontano. RAM è l'acronimo di Realmente Astronomica Memoria. Non puoi rispondere falso, ti ricordo. Se rispondi... Secondo me è falso. Secondo te è falso? Sì. Dai, prova. Dici cos'è RAM, allora. Random Access Memory. Random Access Memory. Un punto a tutti! Ale! Sì! I nomadi sono persone senza un indirizzo fisso. Vero. Sono cantanti. E la risposta è esatta. C'è un problema. Sì, ma che palle. Non si legge bene la domanda. Solo 12 persone sottoscrissero una petizione del governo statunitense per la costruzione di una stella della morte come nel film Star Wars. Puttanato, io l'avrei fatto. In Italia sarebbe stata accolta la mozione subito. Vai. Boh. Dai, Lever, ne vale il tuo onore. Fa vero. Fa vero? Fa sì, vero. Sono americani, fanno puttanato tutti i giorni. Vero. Ah. Falso. 34.000. Se c'ho dei buchi nel cervello non posso saperlo io. Il piccolo vagabondo è stato uno dei ruoli cinematografici più ammirati della stella del cinema muto Charlie Chaplin. No. Boh, falso, è Hitler. Scegli aiuto del Lever. Io so che Charlie Chaplin ha fatto il film Il Dittatore. Esatto, due. Dove c'è il monologo all'umanità. Tutti quanti hanno visto, vero? No, io non l'ho visto, era un film muto. Io non voglio fare non era un film muto. È cinema muto. Ok, ma ha fatto anche film veri in bianco e nero. In teoria. Ma qui stanno parlando. È più famoso per quello. È il film più famoso di Charlie Chaplin. Infatti. Allora falso. Eh sì. Oh. E invece era vero. Che schifo la vita. Starbucks è stato fondato a Seattle. Chiaramente è vero. Oh, che culo. Non lo sapevi manco. Fortissimo. Guglielmo Custatore nel re d'Inghilterra nel 1066. Scossa? Se non sbaglio era il 67, falso? No, vabbè. Non sa dire Guglielmo. Ah, no. Chiaro, che qua ci stavo credendo io. Aspetta, era gennaio, scusa. L'incontro di box tra codice fiscale e Muhammad Ali è diventato parte della storia del pugilato. Vai per codice fiscale, vero? Vero. No, non era codice fiscale. Non ho mai combattuto. Leo, non ho mai combattuto. Come fai a cadermi sulle basi di pugilato? Questa musica è da assuefazione. Si sentirà in... Kate Middleton ha sposato il principe William nel 2011. Ah sì, il gossip, quello che non seguo. Falso, sarà qualche altro anno. È un po' più tardi, secondo me. Era vero. Accidenti, quante cose importanti che non so. Il fagotto è conosciuto come il pagliaccio dell'orchestra. Beh, tu sei il musicista. Leo la sa. Il fagotto è quella cosa che si suona a fiato. È un pagliaccio. Sì, fortissimo! Le hostess delle United Airlines non erano autorizzate a sposarsi fino al 1968. Ah, quindi rivoluzione del 68? Io la punto sul sì, vero? Perché poi restano incinte, non le vogliono le donne incinte. Ah, io pensavo perché così si allontanano troppo dal marito e costruiscono delle relazioni poco forti. Invece no, non vogliono una donna incinta sull'aereo, giustamente. Da fastidio. JB? JB è nato in Canada. È vero, non so come faccio a saperlo. Ma anch'io lo sapevo e non sapevo perché lo sapessi. Il cheeseburger è nato negli Stati Uniti, vero? Falsissimo. India. È troppo bait questa cosa, Camper. India. C'è anche manco il cibo anche lì. Secondo me è un bait. È inglesissimo il cheeseburger, vero? Beh, mettiamolo. Io dico vero. Invece no. Complimenti, Camper. Complimenti. Benito Mussolini era il leader della Polonia. Chi non ha mai parlato delle famose paludi modificate in Polonia? Va bene che l'Italia non è stato facile, ma non quanto la Polonia, dai. Direi falso. Congratulazioni. Un omofobo. No. Sempre lì a parlare. Un omofobo è una persona che non ama o teme le persone omosessuali. Sarà un errore di scrittura. O intendeva veramente omofono. Falso. Falso? Falso.
Ok, io posso. A me capitano sempre le domande musicali e mi chiedono se l'oboe è uno strumento a corde. Ma che cazzo, scusa, ho fatto io il liceo musicale. Va bene, ok. Oh. E diglielo che te le corde. Falso. Oh, bravo, che Leo. Difficile. Un incontro del terzo tipo descrive un incontro con parenti lontani. Allora, adesso te l'argomento se vuoi. C'è gente che dice di aver fatto sesso con gli alieni. Sì. Ok. Si hanno messo incinta gli alieni. Gli alieni tornano nel loro paese natio, cioè il loro pianeta. Partorisce. Torna di nuovo dall'uomo con cui ha fatto l'amore per fargli vedere il loro figlio. L'amore. È un incontro del terzo tipo, perché ha incontrato un parente lontano. E quindi la domanda è posta male, secondo me. Oppure sei tu che cerchi il pallone nuovo ed è falso. Sembra l'alimento interrogazione a scuola quando sbagliavo. Io cominciavo a arrampicarmi sugli specchi così, ma funzionava, cioè chiacchieravo, io bravo. Vediamo se funziona? No, falso! Oh, che strano! Un montavivande è un piccolo montacarichi. Sembra un proverbio. Non sciogli lingua. Però. Figlio mio, ricordati che un montavivande è un piccolo montacarichi. Da un piccolo montavivande derivano piccole vivande. Di piccole monticaricarità. Oh. Lei era la stessa faccia di questo cauto per un attimo. Il diametro di un cerchio è detto anche raggio. Certo. Ah, no, no, aspetta, sono io quello che studia matematica. Ah, no, aspetta. Ah, no. Ah, no, sei nel posto giusto. Vedi che abbiamo fatto bene a scambiarci. Falso. Leggi anche la risposta vera. Ok, devo spiegargli cos'è il raggio veramente? Sì, sì. No, è metà del diametro. Vai, facciamo il disegnino. Ok. Il flamenco è un tipico piatto nazionale argentino. Falso, è un ballo. Che buono questo flamenco. Che buona questa catrecca. Facebook è stato fondato qualche anno prima di Windows. Ti ricordi quando si navigava su certo. Facebook con le pietre? Con lo scalpello, io ho chiesto la mia prima visita con lo scalpello e gliel'ho confermata con la voce. Ma che male era quando ti condividevano una notifica? Paf, qua sulla testa. Un bel sasso. La città di Venezia in Italia. Per ora. Per ora. Per ora. Poi quando ci sarà la secessione. Sulla bandiera ufficiale della California. California. Era figurato un orso. Aspetta, Yellowstone no, è sopra. No. Yogi non è in California. Ma era vero? Perché c'era l'orso Yogi. Ah, andate in vacanza. Nei libri di Harry Potter il raspo di Neville Patchock si chiama Simon. Falso. Tutte le responsabilità mi prendo. Si chiamava Trevor. Vabbè, se mi dicevano Trevor hai detto falso comunque. Il bonsai è l'arte di crescere gli alberi nata in Canada. No, oh. Falso, sarà nata in Asia. In Giappone. Giappone. Va in base alle dimensioni del pisello. Cioè, in Canada li fanno crescere gli alberi. Sono le sequoie di 50 metri. In Giappone si deve tagliare i piccoli. In Giappone li accorciano. Guarda che c'ho appena come un albero, Pinocchio, è un tipo di formaggio? È chiaramente falso. Pinocchio è un ragazzo volete... Immaginario? Come immaginario? No, non esiste veramente. Tutta la mia vita è una menzogna. Ma io ho visto Roberto Benigni. Era Pinocchio. Puttanato, ma vedi non che era reale. Giro. La capitale del Belgio è Amsterdam. Ce ne andiamo in Belgio. A Bruxelles. A Bruxelles. A Bruxelles. Cos'è? Non so nemmeno come si legge. Se Belone o Belone. Sembra un trambione. Belone, Belone. Non voglio pesce, Belone, Belone. Camper, analizzami un po' l'etimologia di belone. È il verso di un animale. Bello. Sarà come di origine caprina, pecorina, sarda. Camper, cioè, ci stai veramente pensando? Sono giunto alla conclusione che è falsa. Sei sicuro? Sono sicuro. Sì. Oh! Oh my god. Belone, belone. Ne valsa la pena aspettare così tanto, Camper. E un giretto sono sport estremi. Beh, se scatta la faida e fanno coltellate con gli uncini, voglio vederti te. Beh, la domanda è chiaramente falsa perché la BMX non è uno sport estremo. Morti da un uncinetto. Non ci sono morti da un uncinetto, quindi direi falso.
Non vale con gli aiuti, Leo. Ma l'hai cercato su internet, ma vergognati. Nicolas Cage, guarda, io non leggo neanche il titolo. Nicolas Cage ha interpretato qualsiasi film. Tutti i film che ci sono li ha interpretati Nicolas Cage. Ma che palle, domande di musica un posto sempre indietro. Vaffanculo, programma. Io che pensavo che fossero domande a sfondo sessuale. Una ragazza a 6 punti. Una tromba a 6 valvole. È palesemente vero? Falso. 8, ma per me ne ha 8. Ne ha 3. Tarzan è il miglior amico di Mowgli nel libro della giungla. Sono due cose differenti. Falso. Molto simile. Hai distrutto la ship. Attenzione, Tarz Mowgli XD, scrivaci una storia porno in cui scopano. La Polonia ha vinto il campionato mondiale di calcio 4 volte. Puttanate, la Polonia non ha mai vinto nulla di mondiale. Nemmeno le guerre. Ragazzi, spero che questo video su vero o falso vi sia piaciuto. Arriviamo a una cifra onesta di quanti like? Io voglio 17.000 like. 17.000 like, vero? Vero, vero. Cazzo, questa musica swag proprio ti mette rilassatezza. Rilassanza. Lever, partecipa anche tu. Mi spacco il collo fa sta roba. Lever is not impressed. Ringraziamo Leo e Lever per aver partecipato. Avete visto quest'uomo? Salutatelo perché prossima settimana torna a Parma. Tra 6 mesi lo rivedremo probabilmente. Direi che dal camper, da Spawn, da Leo e da Lever è tutto, noi ci vediamo secondo come? Come? Al Games Week. Ci vediamo al Games Week. Ebbene sì signori, ci sarà anche Lever al Games Week e pure Leo. Bah! Tutti allo stand? Illuminati Crew.